L'azione dovrà inoltre essere accompagnata da una breve relazione che ne presenti l'autore e riporti brevi note sulla realizzazione dell'apparecchio. Gli apparecchi partecipanti al concorso saranno giudicati sulla base di 3 criteri di valutazione, assegnando per ogni criterio un punteggio da 1 a 10, compresi i valori decimali. Vincerà l'apparecchio con il valore medio più alto. Criterio 1. Estetica e qualità di esecuzione. La valutazione in questo caso sarà incentrata sull'aspetto estetico dell'apparecchio. Saranno oggetti di valutazione la cura nella realizzazione del mobile, nella sua pulitura, del cablaggio interno, degli eventuali pregi e di altri particolari visi ad arricchire l'aspetto estetico. Criterio 2. Complessità circuitale. Le radio a galena potevano essere anche molto complesse e sofisticate dal punto di vista realizzativo. Oggetto di valutazione sarà quindi la complessità circuitale della realizzazione. Criterio 3. Rendimento e qualità della riproduzione sonora. I premi. Primo classificato, iscrizione per un anno all'AIRE. Secondo e terzo, pubblicazioni inerenti al mondo delle telecomunicazioni. Le domande di partecipazione dovranno pervenire a Luigi Collico entro il 10 ottobre 2017. La premiazione avverrà nella seconda quindicina del mese di gennaio 2018 nel corso di una conferenza sulla radio a cristallo che si terrà nei locali dell'Istituto Pertini in via Nazza numero 11 a Milano.